Ciao a tutti giocatori e giocatrici, io sono Francesco, io sono Deborah e noi siamo Il Gioco Libero. Benvenuti o bentornati ragazzi sul nostro canale, andiamo subito a scoprire il titolo di oggi. Qual è? Oggi giochiamo a King's Domino. Eccolo qui ragazzi, King Domino, un gioco della Olifants, distribuito però da Blue Orange, da 2 a 4 giocatori, della durata media indicativa di 15 minuti e dagli 8 anni in su. Io vi avrò già messo sicuramente a tutto schermo il riepilogo completo del gioco da tavolo. Tra l'altro non so se avete notato che Deborah è tipo Doraemon, che esce come fa Doraemon con i ciuschi, lei esce invece a giochi da tavolo. Esatto. Che è sotto al tavolo, in ogni video esce qualche tipo proprio come Doraemon. Quindi la chiameremo Deboraemon, è il suo nuovo nome sul canale. Ok. Come fanno i giapponesi. Esatto, Deboraemon. Allora ragazzi, detto questo, King Domino è uno strategico abbastanza famoso, insomma, per chi è avvezzo del mondo dei giochi da tavolo sicuramente conosce questo titolo, e noi ve l'abbiamo comunque voluto portare perché essendo un grande classico non poteva mancare proprio sul nostro canale. Quindi oggi, come sempre, vedremo appunto, dopo questa presentazione del titolo, il video gameplay in cui vi spieghiamo brevemente il setup e il tutorial, insomma tutto inglobato, e poi alla fine ci rivediamo con i pro e i contro e il voto finale. Prima di andare avanti, mi raccomando ragazzi, lasciate un like, pollicciata, iscrivetevi al canale, continuiamo a far crescere il canale, quindi lasciate un'iscrizione gratuita, non vi costa nulla, attivate la campanella delle notifiche così rimanete sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questo titolo, come fanno già alcuni di voi, che ringraziamo, come sempre, Grazie Boys, Siena, Shape, ma c'è anche Tommaso che ogni tanto commenta, e altri di voi variabili, quindi comunque vi ringraziamo per ogni commento che lasciate. E infine, se volete, condividete il video. Prima di andare avanti, Deborah ci farà una brevissima panoramica del titolo, come sempre. Vai, Debbie! Sì, in questo gioco saremo dei signori feudali che cercheranno di accaparrarsi più luoghi, soprattutto proficui, possibili, quindi andranno alla scoperta di montagne, laghi, campagne, per cercare appunto di trovare i luoghi che daranno insomma maggior sostentamento, e purtroppo ci scontreremo con altri signori feudali che cercheranno allo stesso modo di trovare dei luoghi insomma ricchi di risorse, quindi vedremo chi sarà il signore che vincerà. Ok ragazzi, dopo questa breve ma intensa panoramica che ci ha fatto come sempre la nostra Deboraemon possiamo passare oltre. Però prima di andare al gameplay, cosa dobbiamo lanciare? Come sempre lo sapete anche voi ormai, La sigla! Eccoci giunti giocatori e giocatrici al setup tutorial e gameplay di King Domino. Partiamo dal setup. Dopo la mini sigla ragazzi, eccoci qua al setup, che è veramente molto molto semplice. Nella scatola trovate 48 di queste tessere qui, numerate appunto da 1 a 48, vedete qui c'è 37 ad esempio. Se siete in due giocatori, come nel caso mio di Deborah, selezionate 24 tessere casualmente della scatola. Se siete in tre giocatori ne prendete 36, se siete in quattro quante ne prendono? Tutte 48. Tutte e 48, quindi tutte le tessere della scatola. Una volta fatto questo, scegliete il vostro colore con il relativo castello che andrete a costruire. Ci sono blu, rosso, verde e giallo. Io ho preso il blu e Deborah ha preso il rosso. Ok. Poi prendete questa tessera qui, che la riconoscete, è quadrata, c'ha una corona del vostro colore. Questa, composta con il castello, è la vostra tessera centrale dal quale partirà il vostro reame. Quindi la mettete al centro e da qui inizierete a costruire. Fatto questo, prendete, se siete in due, come nel caso di Deborah, i due re. Se invece giocate in 3 o 4 giocatori, avrete a disposizione soltanto un re. Il setup è quasi completato, va a completare appunto il setup, prendere le prime 4 tessere e metterle in ordine, scusate così, e mettere in ordine crescente. Quindi la 11, Deborah le rivela, fa la valletta, la 30, la 37 e la 38. Una volta fatto questo, bisogna stabilire il primo ordine di partenza in cui giocare. Come si fa? Si prendono i re, lo farà Deborah. Si prendono i re, Deborah li mette nelle mani, va a shakerare appunto, quindi shakerando, e ne farà cadere, ecco, dovrebbe fare cadere uno alla volta, deve riuscire a fare cadere due contemporaneamente, tra l'altro di due colori diversi. Ok, Deborah ha fatto cadere per primo il blu.
Grazie Deborah, che fa partire subito me. Io vado a piazzare qui. Tocca di nuovo a Deborah, che deve cercare. Vediamo se riesce a far cadere. Non riesce, ragazzi, a far cadere. Okay. Vediamo l'odissea di Deborah nel cercare. E ora Deborah potrà scegliere dove andare a piazzare il suo primo re. E sceglie l'ultima tessera. Ora shakera, ripete di nuovo la procedura. Vediamo un po'. Ecco, ragazzi, di nuovo insieme. Hashtag Deborah, shakeratrice provetta. Ok, ha fatto cadere di nuovo un suo re. E ovviamente il mio andrà messo lì. Questo è il setup iniziale. Ora rivedremo in realtà altre quattro tessere, però c'è anche questo, il setup iniziale. Passiamo invece al brevissimo tutorial. Dopo anche la brevissima sigla del tutorial, ragazzi, il gioco è molto semplice. Bisogna prendere tessere, cercare appunto di piazzare attorno al castello, rispettando la griglia 5x5. Le tessere devono essere combacianti avendo almeno un colore in comune. Quindi ad esempio queste due tessere non possono essere messe combacianti perché, come vedete, hanno quattro colori diversi. Quindi dovete mettere in varie parti del castello. Invece se volete mettere questa, ad esempio, attaccata a questa, in questa maniera vedete i gialli combaciano e quindi si può fare. Le tessere vuote, come queste qui gialle, queste qui vedete non, sono vuote, non danno punti a fine partita. Invece le tessere che hanno questi qui, degli edifici con delle corone sopra, danno punti. Come si calcolano i punti? Semplicemente si vede l'estensione del territorio, quindi più tessere collegate dello stesso colore vanno moltiplicati per il numero di corone presenti su quella stessa estensione. Alla fine, ragazzi, tanto vedremo insieme il punteggio se magari non vi è molto chiaro. Detto questo, la partita inizia. Noi riveliamo già le prossime quattro tessere: 31, la 45, la 40 e la 33, quindi 31. Deborah come valletta appunto va a girare la 33, la 40 e la 45. Quindi noi già ora potremo piazzare e fare le nostre prossime mosse. Allora inizio io, passami il primo re per piacere, con, come vedete, la prima tessera che sono due prati. Io li posso mettere in qualsiasi maniera, basta che vado a rispettare sempre il, diciamo, reame di 5x5. Li piazzo qui e vado a fare la mia prossima mossa, che sarà questa. Poi prendo il mio secondo re, faccio la mia seconda mossa, vado a piazzare questo invece da questa parte, e vado a piazzare il re qui. Quindi vado a scegliere magari delle tessere. Tocca a Deborah, che ovviamente prenderà le due tessere rimanenti e va a piazzare le altre due. Prima di poter giocare, ragazzi, ricordate... No, quella è del prossimo turno. Che stai facendo? Questa è l'altra. Deborah si era già proiettata al futuro, dopo aver shakerato per bene. Allora, nel frattempo andiamo già a rivelare le prossime. La 3, la 9, la 15 e la 41. Deborah, ragazzi, ora giocherà due turni per prima, quindi ha il vantaggio di partire di nuovo lei per due volte consecutive, tra l'altro. Ok. Sì, spostati un po' più su magari, poi non hai bene lo spazio. Ok. Ragazzi, lei deve prima piazzare e poi posso giocare io. Quindi dovete sempre aspettare che il vostro avversario finisca di giocare. Tocca a me. E ovviamente mettimi nei primi due posti. Andrò a fare uno. No, puoi mettere là. Sì. Perché non combacia. Ah, no, non combacia, giusto. Hai ragione, hai ragione. È vero. Posso metterla qua. Ho sbagliato. Posso metterla, anzi. Posso metterla qua, in realtà potrei... Solo che vado... No, bugia. Posso metterla qua così. Uno, due, sì, tre. Sì, sono giusti 5. E poi posso fare 4 e 5 in questa maniera. Ok, spostiamo le tessere qui. E ne riveliamo le altre 4. La 6. La 23. La 32. E la 46. Gioco io le prime due volte. Passami i miei due omini. Anzi, il primo omino e io vado a mettere subito... qua, e questa la vado a mettere solo al centro. La puoi mettere, non la puoi collegare a niente. Esatto, la posso mettere soltanto qua. E poi passami quell'altra, questa che la andrò a mettere qua, e la andrò a mettere in realtà qua, in questa maniera qui.
Ovviamente Deborah dovrà mettere obbligatoriamente una lì e una lì sopra, e poi prendere queste due e piazzarle. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Ragazzi, dovete tenere sempre sotto controllo che la dimensione sia 5x5. Queste le spostiamo. Ok, allora la 8, la 20, la 21 e la 43. Inizia Deborah. Qui invece, ragazzi, abbiamo la penultima mano alternata. Ok, tocca a me, tocca a me, vediamo un po', questa intanto la prendo, vediamo, vediamo come posso piazzare quella, mi metterò qui e poi vado a piazzare questa così, aspetta, no, da piazzare in realtà così, sì, ok, tocca a te. Sì, sto pensando. Ok ragazzi, ovviamente qua rimane il sopra, la vado a mettere lì, Deborah deve finire di giocare e io poi vado a piazzare questa qui, questa maniera qui. Ok, queste si spostano. Ok, abbiamo l'ultima, penultima manche questa, quindi abbiamo la 1, la 29, la 35 e la 42. Parto io e dove vado? Da nessuna parte, perché questa non la posso piazzare, come vedete ragazzi, oddio in realtà sì, la 1, 2, 3, 4, 5, no, non la posso piazzare sopra, quindi questa sono costretto a scartarla in quanto non posso piazzarla. E vado a prendermi questa. Tocca sempre a me. Scusate. Okay. Non ammazzare il mio re. Lo vediamo. Questa la possiamo piazzare invece così. E questa la vado a mettere invece qui. Ovviamente Deborah, ragazzi, prende le ultime due rimanenti. E ora c'è un problema di piazzamento, perché anche Deborah deve rispettare il 5x5. Lo sta rispettando? Sì. Perché sta facendo 5x5. Perfetto. Allora, giochi sempre tu per l'ultima manche. Sì. Ah, non c'è bisogno che le sposti, perché non ne metteremo altre 4. Ok. Tocca a me. Questa la andrò a mettere qui. Ok. Tocca a te. Ora c'è il problema di piazzamento. Se non la puoi piazzare, la devi scartare. No, nel senso che io la posso piazzare, ma sfuro dei 5x5. E non ti verrà contata. Perché non puoi andare oltre il 5x5. Perché vai oltre, diciamo, le regole del 5x5. Quindi nel caso la devi scartare. Vabbè, e se solo una parte della è collegata alla tessera. Quindi ragazzi, vabbè, comunque non faccio 5x5. Sei andata oltre la regola di piazzamento. No, perché vedi, qua c'è un buco e qua c'è lo un altro. Lo so, è come costruisci il castello, quindi quella la devi scartare. Sei costretta a scartarlo. Io invece, ragazzi, no, perché ho rispettato le regole. E vedete che alla fine mi manca solo una tessera, che è quella che ho scartato prima. Ma il resto è tutto in ordine. Devi fare attenzione a come piazzi le tessere. Altrimenti capita quello che capita a Deborah. Comunque ragazzi, la partita è terminata così, abbiamo scartato una tessera a testa, togliamo un attimo i re e andiamo a fare il conteggio dei punti. Deborah, avvicina al centro, ragazzi, rimettiamo a favore di camera il tuo castello, il tuo reame e partiamo col conteggio dei punti. Allora, partiamo da qui. Abbiamo 1, 2 e 3. E 4. E 4, togliamo il castello che se non vedo bene. Abbiamo 1, 2, 3 e 4 mare con 3 corone, quindi 3 per 4 sono 12 punti. Qui abbiamo 1, 2, 3 con 3 corone e sono 9. 9 e 12 sono 21. 21 punti. Questo non assegna punti. Questo non assegna punti. Qui abbiamo
1, 2, 3, 4, 5 e 6, per 1 sono sempre 6, 21 e 6, 27. E infine, questo non assegna punti, abbiamo 3 per 2, 6, 27 e 6 sono 33 punti finali per Deborah. Gli anni di Cristo. Gli anni di Cristo, esatto. Andiamo a contare invece i miei punti, ve li metto sempre a favore, sposto un attimo questi, ve li metto sempre a favore di camera centrali. Sono, ragazzi, allora, 1, 2, 3 per 2, 6, 1, 2, 3 per 1, 3 e sono 9, 10, 11 e 12, perché questo vale sempre per 1, 12. Qui abbiamo 1 e 2 per 2, 4 e sono 12 e 4, sono 14, 16. 16 punti fino a questo momento. E poi qua ho fatto 1, 2, 3, 4 per 5, 20. 20 e sono 36 praticamente. Quindi, ragazzi, la partita, perché era 16 e 20 sono 36. Quindi, ragazzi, la partita termina 33 per Deborah e 36 per me. Quindi il gameplay per soli 3 punti lo vinco io, Francesco. Grande, ragazzi. Partita combattutissima. Comunque, come avete visto, scarto minimo tra me e Deborah. Alla fine la partita è stata combattuta. Se volete vedere una partita completa, ossia ci sono delle regole che non abbiamo utilizzato appositamente, come per esempio se riusciamo a mettere il castello esattamente al centro del nostro reame, prendiamo 10 punti in più. O possiamo giocare con tutte 48 le tessere, facendo un castello che deve essere delimitato a un 7x7. Quindi la partita è più avvincente perché ci sono più tessere, più possibilità e il gioco è anche un po' più lungo. Se volete vedere un gameplay completo, arriviamo a 10 like. Mi raccomando. Così la nostra Deborahimon vi può uscire il Shusky di nuovo di King Domino dalla sua tasca. Ok, detto questo, ragazzi, il gameplay è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere, condividete, commentate come sempre e attivate la campanella delle notifiche. Noi ora vi lasciamo ai pro e contro e al voto finale. Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, alla parte finale del video e come di consueto siamo qui con i pro e contro e il voto finale. E partiamo proprio con i pro. Vai Debbie, qual è il primo pro? Il primo pro è che è sicuramente divertente come gioco. Ragazzi, come avete visto, ci siamo divertiti giocando, anche perché è molto semplice, quindi in realtà il divertimento viene da sé. Sì. E quindi sicuramente lo riteniamo un gioco divertente. Passiamo al secondo pro, che è? Strategico per neofiti. Ragazzi, sì, come avete visto, molto semplice. È strategico, ma ovviamente non è uno strategico pesante o troppo impegnativo. No, infatti. Bisogna ragionare, ma non tantissimo. Quindi va bene per introdurre gente neofita a questo mondo dei giochi strategici. Quindi utilizzatelo anche per questo scopo. Passiamo al terzo pro, che è? Sono fatto di buoni materiali. Sì. Avete visto le pedine. I castelli piccolini, sì, di carta, molto belli. Anche, diciamo, le tessere in cartone sono doppie, quindi... tendono a non rovinarsi, insomma. No, infatti. Quindi i materiali sono sicuramente ottimi e quindi li abbiamo messo... Anche perché vanno mescolati. Sì, quindi... vanno mescolate le tessere, quindi va benissimo. Li abbiamo messi infatti tra i pro. Passiamo al quarto pro, che è? Ideale per tornei. Sì, ragazzi, se volete imbastire un torneo e non sapete con che gioco fare il torneo, questo qui è il gioco che fa al caso vostro. Sì. King Domino si presta perfettamente a fare tornei, perché è un gioco veramente che sembra studiato, ideato per fare tornei. E quindi noi ve lo consigliamo anche per questo motivo. Passiamo al quinto e ultimo pro, che è? Che ha una buona rigiocabilità. Sì, ragazzi, è un gioco che in realtà non scoccia, perché comunque le tessere ogni volta vengono mescolate. Cambiate, sì. L'obiettivo ovviamente è sempre lo stesso, però in una partita magari potete fare più tessere di mare, un'altra più tessere di montagna, comunque foresta. Una tessera, magari... E poi ci sono i vari obiettivi che uno magari può prefissarsi, esatto, diciamo, da sé. Quindi non scoccia, anche perché non dura tanto, quindi non, sì, è un, no, gioco, infatti, che vi tiene impegnati. Le partite sono relativamente brevi e quindi potete veramente rigiocarlo. Non è molto impegnativo. Quindi. Esatto. E per noi è una buonissima rigiocabilità. Sì. Ora invece passiamo ai contro. Quali contro abbiamo, Deborah? In realtà c'è un solo contro che non è adatto ai più esperti, proprio per gli stessi motivi dei pro. Nel, esatto, senso che, essendo molto semplice, essendo un gioco magari per chi non è esperto di giochi strategici, magari le persone invece esperte
si possono annoiare, scocciare, quindi... Quindi diciamo, non adatto a tutti praticamente, ma sì, solamente... Ma per questo motivo, non... Ovviamente ragazzi, siete esperti, ma volete giocare, volete divertire, lo potete tranquillamente fare. Se volete fare un gioco magari easy per una volta, dopo esatto, aver fatto gioconi, se una sera volete rilassarvi, ecco. Ai famosi cinghialoni, penso che troverà questo fin troppo semplice da giocare. Però, sì, magari, vi ripeto, quando volete rilassarvi, vi fate questo giochino qui. Quindi noi vi diamo un parere ovviamente come contro, ma prendetelo molto con le pinze, perché in realtà potete essere esperti quanto volete, magari giocare a questo, Poi noi l'abbiamo messo tre contro perché è oggettivamente fin troppo semplice. Però nessuno vi vieta di giocare anche tutta la vita a Kingdom, oppure se siete i giocatori più esperti del mondo, questo teniamo a dirvelo. Ok ragazzi, detto questo, passiamo ora invece al voto finale. Che voto le abbiamo dato? Un bel 7,5. Ragazzi, 7,5 stra meritato per King Domino, proprio perché unisce una grafica bella, materiali ottimi, a uno strategico medio-basso, sì, ma comunque divertente e che fa, cioè realizza tranquillamente il suo obiettivo, che è quello comunque di introdurre persone al mondo strategico e anche di far divertire. Quindi 7,5 pieno. E vi ripeto, un grande classico, penso che la maggior parte di voi già la conoscano, quindi 7,5 secondo noi è il voto più giusto. Sì. Purtroppo, per noi che siamo due imbustatori compulsivi, questa volta... non ci sono carte, quindi niente, non vi possono dare nessuna bustina. Però vi possiamo dire attualmente qual è il prezzo a cui si aggira questo gioco, qual è? Si aggira su 24,90, però potete trovarlo anche un prezzo più basso, sui 19-20 euro. Prezzo insomma ufficiale in questo momento che abbiamo trovato su Amazon è 24,90 e quindi vi diamo quello come prezzo di riferimento. Poi lo trovate a 1 euro, 2 euro in più, a 1 euro, 2 euro in meno, però sì, praticamente siamo sempre lì alla fine. Quindi tenete come riferimento i 24,90. Ok, detto questo ragazzi, noi abbiamo concluso col video, spero che vi sia piaciuto, spero che insomma siano piaciuti anche come sempre questi pro e contro e il voto finale. Se è così, mi raccomando, lasciateci subito un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, commentate, fateci sapere cosa ne pensate e condividete il video se volete far vedere questa partita di King Domino o farlo conoscere anche ai vostri amici e parenti, mi raccomando. Detto questo ragazzi, noi come sempre ringraziamo per la collaborazione Geek Pizza, blog su quale scriviamo articoli, quindi passate da Geek Pizza. Detto questo ragazzi, noi vi salutiamo, quindi Deborah vi saluta. Ciao a tutti. Io vi saluto ovviamente, quindi vi salutano i Gioco Libero. Ma prima di lasciarvi, come sempre, dobbiamo dirvi qual è il nostro motto. E ora ce l'abbiamo scritto ragazzi, come vedete anche sulle magliette. Eccolo qua. Che vedete, il gioco è libero ed è per tutti. Quindi ora ragazzi, anche sulle magliette il motto, per ricordarvelo, non so se si vedono bene in video, ma noi ve lo ridiremo ogni fine video. Quindi ragazzi, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, giocatori e giocatrici.